Prima di iniziare il nostro giro per l'economia, l'ecosistema e l'energia, dobbiamo condividere una comune interpretazione di questa cosa chiamata moneta. La moneta è qualcosa con cui viviamo così intimamente ogni giorno che probabilmente è sfuggita alla nostra attenzione. Ed è per questo che dedicheremo qualche minuto a questo argomento. La moneta è una creazione essenziale dell'uomo. Se sparisse improvvisamente, una nuova forma ne prenderebbe il posto in modo spontaneo, come ad esempio mucche, tabacco, pane, forse gusci di noce o magari conchiglie. Oggi ci sono altre forme di moneta, come le miglia aeree o i bitcoin. Ognuna di queste ci permette di accumulare, conservare e spendere altre cose intangibili, esattamente come i dollari, gli euro, gli yen, i rubli o gli yuan. Senza moneta non avremmo le complesse specializzazioni di lavoro che abbiamo oggi, perché il baratto è complicato e limitato. Più importante è il concetto che ogni sistema di monete ha vantaggi e svantaggi. Ognuno rafforza le sue particolari caratteristiche promuovendo alcuni comportamenti e reprimendone altri. Ora, se apriamo un manuale, scopriamo che la moneta deve possedere tre caratteristiche. La prima è che è una riserva di valore. L'oro e l'argento svolgevano questo ruolo perfettamente perché sono rari, richiedono molta energia per essere estratti e non si corrodono o arrugginiscono. Al contrario, il dollaro continua a perdere valore nel tempo, una caratteristica che punisce i risparmiatori e rafforza la necessità di speculare e investire. Una seconda caratteristica è che la moneta deve essere accettata come mezzo di scambio, cioè essa deve essere accettata ampiamente all'interno di una popolazione come mezzo di intermediazione per tutte le transazioni economiche. E la terza caratteristica è che la moneta deve essere una unità di conto, cioè deve poter essere divisa e ogni unità deve essere equivalente. L'unità di conto degli USA è il dollaro. I diamanti valgono molto, ma non sono adatti a fare da moneta, perché non sono perfettamente equivalenti gli uni agli altri, e dividendoli il loro valore va perduto. Essi quindi non sono adatti a fare da unità di conto. Bla bla bla. Ma che cos'è la moneta in realtà? Io credo in una definizione molto semplice. La moneta è una pretesa di lavoro umano. Con veramente poche eccezioni, quasi tutto ciò in cui si può spendere moneta coinvolge il lavoro umano. Dico che è una pretesa, non una riserva, perché il lavoro in questione potrebbe aver avuto luogo nel passato o potrebbe non aver ancora avuto luogo. Il concetto che la moneta è una pretesa di lavoro umano è importante e ci costruiremo sopra più avanti, specialmente quando parleremo del debito. Come implicano le foto viste prima, quasi ogni cosa può essere considerata moneta. Mucche, pane, conchiglie, tabacco. Un dollaro, però, come tutte le valute moderne, è un esempio di moneta chiamata fiat. Fiat è una parola latina che significa sia fatto, e la moneta fiat ha valore perché un governo decreta che sia così. E questo ci porta alla domanda chiave. Che cos'è esattamente un dollaro? Una volta ogni dollaro era garantito da un certo quantitativo di oro o argento di valore reale. In questo esempio possiamo vedere che il dollaro veniva dal tesoro degli Stati Uniti ed era convertibile in argento pagabile al portatore su richiesta. Ovviamente questo avveniva negli anni 30 e quei giorni sono passati. Ora i dollari sono emessi dalla Federal Reserve, un ente privato cui è stata affidata la gestione monetaria degli Stati Uniti, autorizzato a svolgere questa funzione dal Federal Reserve Act del 1913. Si può notare che i dollari moderni non hanno scritte che diano alcun diritto al portatore, perché in effetti non sono più convertibili in nulla di tangibile. Invece il valore del dollaro viene da questa scritta, dal fatto che è illegale rifiutarsi di accettare dollari per un pagamento e che questi sono l'unica forma accettabile di pagamento per le tasse. È di importanza cruciale che la liquidità monetaria di una nazione sia gestita con attenzione, altrimenti la valuta può essere distrutta dall'inflazione. In effetti, ci sono più di 3.800 esempi di monete che sono sparite. Ne abbiamo numerosi esempi negli USA che possono avere valore per qualche collezionista, ma non hanno più valore monetario. Oppure si potrebbe mostrare alcuni esempi di monete bellissime ma non più utilizzate, provenienti da Argentina, Bolivia, Colombia e da centinaia di altri posti. Come avviene la distruzione di una valuta per colpa dell'inflazione? Ecco un esempio relativamente recente che viene dalla Jugoslavia degli anni 1988-1995. Prima del 1990 il dinaro jugoslavo aveva un valore misurabile.
Con un dinaro si poteva acquistare realmente qualcosa. Tuttavia, negli anni Ottanta il governo presentò un bilancio costantemente in deficit e stampò moneta per colmare l'ammanco. Nei primi anni Novanta il governo aveva esaurito tutte le sue riserve di valuta forte e procedette sequestrando i conti privati dei cittadini. Per mantenere in movimento l'economia furono stampate banconote sempre più grandi, fino a culminare in questo esempio incredibile, una banconota da 500 miliardi di dinari. A questo punto l'inflazione in Jugoslavia era del 37% al giorno, cioè i prezzi raddoppiavano ogni 48 ore circa. Fatemi provare a renderlo ancora più concreto. Supponete di aver avuto il 1 gennaio un penny con cui comprare qualcosa. Con l'inflazione al 37% al giorno, il 3 aprile avreste avuto bisogno di uno di questi, una banconota da $1 miliardo, per comprare esattamente la stessa cosa. Viceversa, se il 1 gennaio aveste avuto $1 miliardo in una valigia, il 3 aprile avreste avuto il potere di acquisto di un penny. Chiaramente, se aveste tentato di risparmiare soldi in quel periodo di tempo, li avreste persi tutti. Quindi possiamo tranquillamente affermare che i regimi monetari inflazionari penalizzano i risparmiatori. L'altro lato della medaglia è che questi regimi promuovono le spese e favoriscono investimenti e speculazioni, per tenere almeno il passo con l'inflazione. Ovviamente investire e speculare comporta rischi, così possiamo ampliare l'affermazione dicendo che i regimi inflazionari obbligano i cittadini a mettere a rischio i loro risparmi guadagnati con duro lavoro. Vale la pena rifletterci per qualche minuto. Ma ancora più importante, visto che la storia ci ha mostrato come sia comune la mala gestione delle valute, è che dobbiamo tenere un occhio vigile sugli amministratori della nostra moneta, per essere sicuri che non creino irresponsabilmente troppa moneta dal nulla, distruggendo risparmi, cultura e istituzioni con il processo dell'inflazione. Aspetta un attimo, ho detto creando moneta dal nulla? Sì, sì, l'ho detto. Questo è un processo così importante per il mio e il vostro futuro che dedicheremo i prossimi due capitoli per imparare come viene creata la moneta. Se siete pronti, procediamo con il prossimo capitolo. Please join me for chapter 7.